Elena Morali è stata arrestata in Thailandia, ma cosa c'entra Luigi Favoloso? Cosa è successo alla coppia? I dettagli. Vacanza sfortunata per Elena Morali e Luigi Favoloso. La coppia ha passato l'estate in Thailandia e ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute, qui maggiori info, e anche con un arresto. Ma cosa è successo? Leggi anche: Totti e Ilary Blasi divorzio. Il matrimonio non è finito per colpa di Noemi Bocchi, e spunta il nome di Cristiano Iovino. Elena Morali arrestata in Thailandia. Elena Morali è stata ammanettata e arrestata in Thailandia. La ex pupa è stata fermata insieme a Luigi Favoloso, il suo futuro marito, da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia era munita di regolare assicurazione casco e ha spiegato di non fare uso di suddetti dispositivi elettronici. Dopo una perquisizione, però, nella borsa di Elena Morali è stato trovato un pacchetto di IQOS. L'arresto. L'IQOS non è classificata come sigaretta elettronica, ma gli agenti hanno comunque messo in manette Elena Morali e Luigi Favoloso. La soubrette è stata arrestata e a entrambi sono stati tolti i cellulari quando hanno minacciato di chiamare l'ambasciata italiana. Il futuro marito della ex pupa ha dichiarato quanto segue: Elena Morali è stata quindi arrestata e portata via. A Favoloso invece è stato chiesto un riscatto di 1.500 euro che successivamente sono diventati 3.000 solamente per poter rivedere la sua fidanzata. Luigi, che non vedeva alternative, si è dovuto dunque recare a un bancomat, scortato da un poliziotto, potendo prelevare solamente 840 euro. Chi erano i poliziotti? Il gruppo di poliziotti contava circa 8 agenti. Questi ultimi hanno ritenuto congrua la cifra prelevata da Luigi Favoloso e quindi hanno rilasciato Elena Morali dopo averla arrestata. La coppia ha potuto fare rientro a Milano. Non appena tornati a casa, poi, hanno denunciato tutto sui social avvertendo gli altri viaggiatori di truffe simili. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.